Fiori, che è un matematico, il quale si è occupato di Covid ed è arrivato appunto a definire questo concetto. Il succo, lo ripeto, è che quando indossiamo le mascherine siamo più inclini a rispettare le giuste distanze. È così, Marchiori? Ben trovato intanto. Buongiorno a tutti. Sì, guardi, la cosa diciamo sconvolgente è che col senno di poi sono bravi tutti, no? Se si ricorda all'inizio della pandemia si sono cominciate con tutte queste previsioni, no? E quello che mi ha colpito dal punto di vista scientifico era che erano l'una l'opposto dell'altra. Ecco, Cioè no, c'era la adesso famosa. torniamo a Sì. quanto erano diverse, però mi perdoni, ma io una Sì. curiosità ce l'ho subito, subito, siccome lei non è un virologo, non è un immunologo, come le è venuto in mente da matematico di occuparsi del coronavirus? Abbia pazienza, che non è esattamente il suo Sì, mestiere, no, ecco. perché io sono anni che faccio di tutto, studio sistemi complessi, mi occupo di sensori, mi occupo di informatica, motori di ricerca anche, per cui anche se ho la laurea in matematica, diciamo che la scienza non deve essere a compartimenti stagni, no? Aspetti che lei Specie ha in pure un quest'epoca. vissuto con Google, mi hanno raccontato qualcosa, mi è venuto in mente adesso che parlava di motori di ricerca. Sì, io anni fa alla conferenza internazionale del web praticamente ho presentato il papà o lo zio che dir si voglia di Google, lì per cui un motore di ricerca che avevo creato qui a Padova in Italia e l'ho presentato in California, lì c'era Larry Page, uno dei due inventori di Google, l'idea gli è piaciuta tantissimo, abbiamo passato giorni a discuterne e poi ha detto io torno a Stanford e cerco di farci un motore commerciale. L'anno dopo hanno presentato Google, correttamente citandomi dal punto di vista scientifico, per cui Cioè, lei mi sono sta dicendo che felice di con Google l'avremmo avere. potuto fare noi. Avremmo potuto, solo che la differenza è che Stanford ha dato subito molti milioni di dollari a fondo perduto a Larry Page, che qui Uguale, uguale vedete, all'Italia, ecco, ecco, mentre questo qui è. diciamo È i un po' soldi un non pochino più c'erano. complicato. Allora, torniamo al coronavirus, però così almeno a casa avete capito di chi stiamo parlando. Lui è così, uno spirito libero e si occupa delle cose. E ha deciso a un certo punto di occuparsi anche della questione mascherine. Cosa intuisce lei quest'inverno guardando quello che stava accadendo? Sì, a me si rizzavano i capelli perché vedevo modelli stile fine del mondo, no? Cioè in 2 settimane il mondo sarebbe finito. Modelli di previsione che dicevano no, andrà tutto bene, solo un fuoco, cioè di tutto di più. Allora ho detto, beh, ma qualcuno avrà dei dati, no? Perché uno non può fare previsioni se non ha dei dati sul famoso distanziamento sociale. E mi ha sorpreso vedere che nessuno, cioè nonostante tutti parlino di distanziamento sociale non c'era e non c'è fino a questo studio un singolo dato, cioè su come le persone si comportano quando, per esempio, camminiamo per i marciapiedi, quando siamo dentro al E quindi ha supermercato, quando pensato siamo lo faccio dentro. io questo studio. Come l'ha fatto che ci Sì, avviavamo al lockdown, certo, sì, diciamo è stato uno studio così, mi è venuto, visto che io lavoravo già con sensori, ho costruito una specie di mini radar praticamente camuffato da attaccare alla cintura o da portare a tracolla, con cui che uno le diceva semplicemente la camminando distanza può. dalle altre persone, immagino. Sì, questo mini radar in maniera automatica misura quanto gli altri ci stanno lontani. E così ho detto, vediamo effettivamente com'è che ci comportiamo e magari Ma ce vediamo se l'ha le per mascherine caso questo servono. mini radar a disposizione? Io sono curiosa, sai. Qui non ce l'ho, ma la redazione ha le Vabbè, foto. La allora. redazione ha tutte le foto a Ah, va bene, disposizione. allora magari L'abbiamo lo mandato in vediamo. onda. L'abbiamo già L'abbiamo, visto in sì, onda. l'abbiamo Va bene, mandato in onda. sono Eccolo io qui. che non l'avevo visto. Benissimo. E Quindi per lei è cui, andato insomma. in giro col mini radar. C'era lei e Sì. qualcun altro, spero. Era lei da solo? Allora, ero io e poi altri tre amici molto fidati nel senso che la cosa era anche un po' pericolosa perché implica Ma camminare, non quante potevo darla. misurazioni avete fatto? Abbiamo fatto oltre 12.000 misurazioni sia nei marciapiedi sia dentro ai negozi, E supermercati, girando, eccetera. Girando, girando, cosa avete visto? girando, abbiamo visto una cosa anzitutto sorprendente, cioè che se noi non abbiamo la mascherina, le persone tendono a venirci vicino. Cioè, la cosa, no, ma non semplicemente, diciamo, ci stanno a una certa Cioè che distanza, uno vengono si verso di aspetterebbe noi. l'esatto contrario. Certo.
Non hai la Cioè, mascherina, mi tengo sì, lontano. Invece lei dice che istintivamente, se uno ha la mascherina, io mi certo. avvicino di meno. È il paradosso della nostra natura sociale, no? Cioè, noi siamo, cos'è che ci distingue come esseri umani? Cerchiamo la socialità, siamo esseri sociali, vogliamo stare vicino alle persone. Per cui questo paradosso della nostra natura umana è talmente forte, la socialità dentro di noi, che addirittura non solo diciamo stiamo normalmente, ma cerchiamo la vicinanza delle persone, che è un po' una cosa E folle. quindi mi perdoni, quelle che erano senza mascherina a quanto si avvicinavano e le Si altre quanto avvicinavano erano lontane? fino a 30 centimetri e anche meno. Ora, quando noi vediamo, per esempio, le foto dei navigli, no? I famosi ragazzi con lo Sì. spritz, eccetera, tutti a dirgli contro, eccetera, però no, non solo da noi, Negli Stati Uniti, per esempio, c'è un movimento anti-maschere fortissimo. In città hanno No, detto no, sulle mi è parole chiaro, mi quasi. è chiaro. Sì, Scusi, ecco, ma per cui. questo cambia col cambiare dell'età o vale per tutti? No, abbiamo visto che è abbastanza uniforme questa spinta, cioè fa proprio parte di quello che siamo Cioè, se ho noi. capito Noi bene, è siamo. come se noi riconoscessimo nella mascherina una specie di allarme e dunque Sì, ci teniamo diciamo più per, sì. lontani. È Per così? cui È se, allora, questo? senza ci si avvicinano le persone. L'altra cosa, diciamo, buona però è che abbiamo visto che mettendo la mascherina oppure anche altri segnali visivi, per esempio gli occhialini da lavoro, quelli che si trovano Sì. nelle ferramenta che costano un paio di euro, anche quelli potenziano l'effetto invece repulsione. Cioè, non Sì. appena È le persone ci vedono, sempre effetto diciamo, allarme, attenzione, c'è un pericolo e quindi agghindati, mi tengo lontano. Beh, ecco. abbastanza, Esatto, sì. è veramente interessante anche perché uno si aspetterebbe esattamente il contrario. Alessio?